Mattina con noi, ben ritrovati, siamo sempre in diretta, canale 264 del Digitale Terrestre Cusano TV Italia e la rubrica di oggi è Cultura e Cucina, un inno, un omaggio ai nostri prodotti, i prodotti italiani, i prodotti tipici italiani che tutto il mondo prova a copiarci e ce li copia anche male. Vi presento ora il re dello zucchero, è un pasticcere romano a 36 anni, ma da 20 anni manipola lo zucchero, lo forgia, lo crea e dà vita a delle statue che sono veramente delle statue meravigliose e per lui ormai lo zucchero non ha più segreti e Davide Malizia vogliamo presentarlo così, guardate. E avete visto che creazioni, avete visto che opere d'arte, perché sono delle vere e proprie opere d'arte. E avete notato con quale maestria, con quale delicatezza, ma anche con quale decisione forgia le sue opere. Davide Malizia è in collegamento con noi. Ciao Davide, ben trovato! Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Hai vinto, ed è per questo che ti ho voluto come ospite, il più prestigioso premio francese, un premio che viene dato al re dello zucchero ogni 10 anni. Pensate che è stato provato hanno provato a darlo i francesi nel 2017, però nessuno si meritava questo titolo e dopo 3 anni, quest'anno nel 2020, l'ha vinto lui, Davide Malizia. Un premio enorme poi, vediamolo Federico per favore, ma dove hai trovato il posto per mettere questo premio? Ho trovato in una sala dove ho tutti i premi ricevuti nella mia carriera, però chiaramente questo è il più grosso di tutti, nel vero senso della parola, perché è un premio enorme. Un premio grande per le dimensioni proprio del premio che ti hanno dato, sì. Io infatti non so dove tu abbia potuto metterlo, perché è veramente alto, Sì, è un premio enorme in ceramica fatto da un artista. Non lo sento più. È un premio importantissimo, io ne sono onorato di averlo ricevuto perché è un po' l'Oscar della pasticceria ed è qualcosa che viene dato al miglior artista selezionato su più di 100 persone. Su quali basi? Ricordiamo i criteri, Davide. Beh, la prima cosa è aver creato uno stile. Come dice il presidente Gabriel Paillasson e Eugenio Massari, che sono appunto coloro che mi hanno premiato a titolo mondiale, non conta, non è importante che fondamentalmente può piacere o non piacere, ma l'importante è aver creato uno stile. E ti ha premiato. Scusami, vai. Che è riconoscibile fra mille. E tu sei riconoscibile tra mille perché sono 20 anni che manipoli, che hai tra le mani lo zucchero, lo forgi, le tue creazioni sono un po', cioè, mi hai spiegato come il vetro, vai a Murano e vedi come soffia nel vetro, io soffio lo zucchero, è vero?
Sì, è pressoché uguale, solamente che uno è più dolce, l'altro è meno, però fondamentalmente sono molto similari. Da un punto di vista tecnico non cambia quasi niente. E devo dire che ho realizzato anche tantissime cose per il cinema, piatti, bicchieri, finestre, bottiglie, perché comunque poi mi sono state chieste anche per la cinematografia. Perché come lo utilizza il cinema? Per esempio una Il cinema, tazzina, una tutto quello che bottiglia? vedete, gli stuntmen si rompono addosso dello zucchero, non del vetro o della ceramica. Vedi che ci hai Quindi, svelato, non lo sapevamo, eh? sì, esatto. Questo è un altro aspetto, però diciamo l'aspetto mio principale è quello di creare delle vere e proprie opere d'arte che poi vengono create appunto per vetrinistica, pezzi artistici da concorsi o comunque per eventi unici come matrimoni importanti. Ho realizzato matrimoni importantissimi, ho realizzato Come? prodotti Facci per. degli esempi, perché so che tanti personaggi famosi vengono da te, ti chiedono delle opere d'arte, perché tu sono veramente, siamo, passano le immagini delle tue opere d'arte, qualcosa di meraviglioso. Beh, ho realizzato matrimoni importanti, ad esempio come quello per Emanuele Filiberto di Savoia, feci la rappresentazione del Lago dei Cigni teatrale in zucchero. E per molti, molti altri, però per privacy preferisco evitare. Ah, vabbè, top secret, io ti volevo togliere, volevo Ho strumigliarti realizzato un po', anche dei volevo prodotti qualche altro nome, per non un. ci dici nessuno, niente, oddio, sono caduta dalla pedana. Anche per un premio Nobel per la pace, importantissimo, realizzato dei dolci. Hai capito? In barba, e io questo te l'ho detto anche in radio, perché ho avuto il piacere di averti ospite anche a Radio Cusano Campus, Sì. in barba, mi piace dirla questa cosa, a chi diceva tanto di zucchero non ci campi, con lo zucchero non vivi, tiè, alla faccia loro, non solo Sì. sei il più bravo in assoluto, non solo sei richiestissimo, ma tieni anche dei corsi con la tua accademia. Sì, tengo dei corsi con la mia accademia che è a Piazza di Cinecittà, a Roma, Roma Academy, dove arrivano da tutto il mondo per fare corsi con me e inoltre tengo corsi nelle migliori scuole del mondo. Questa arte mi ha dato l'opportunità di conoscere il mondo grazie a tutte le persone che mi hanno chiamato per insegnare. Siamo in pochi al mondo e fondamentalmente è un piacere divulgare la nostra tradizione italiana agli altri. Però davvero potrebbe essere una rivincita questa, quelli che ti dicevano quando hai cominciato. Tu hai cominciato giovanissimo e sono 20 anni che hai tra le mani lo zucchero. E Io ho ti. iniziato sì, molto giovane, grazie un po' ai miei genitori che vengono da una tradizione di ceramisti, mi hanno lasciato un po' il dono artistico, ne ho fatto poi una grande passione, un grande amore e l'ho tramutata poi nello zucchero. E a tutti coloro che magari pensavano che non era possibile farcela, non ho rancore o rammarico, ma bensì dico anche a loro. Magari nel vostro essere negativi ce la potete fare anche voi. Bello, un bel messaggio, Davide. Ma come nasce questa passione? Tu hai detto dai miei genitori che erano ceramisti, però non è diretto ceramista il re dello zucchero. Come Non è nasce? Perché diretto, proprio lo ma zucchero? perché comunque mia nonna faceva i dolci a casa e quindi tra il mangiare e rimangiare un po' la passione mi ha preso anche dei dolci. Da lì, fondamentalmente ho scoperto nella pasticceria che c'era anche un settore artistico. A casa mia già erano troppo bravi, ho detto bisogna fare qualcosa di diverso. Quindi fondamentalmente ho scoperto lo zucchero artistico e da là mi sono appassionato. Ho cominciato che ero un bambino e oggi mi ritrovo a insegnare un po' a tutte le persone nel mondo. Però non E insegni questo. solo lo zucchero, cioè non insegni soltanto a creare opere d'arte con lo zucchero. La tua è veramente un'accademia di pasticceria. Sì, esatto, la mia è un'accademia di pasticceria a tutto tondo perché comunque è vero che sono un artista, ma come primo mestiere sono sempre un pasticcere. Quindi insegniamo la pasticceria alle nuove generazioni in Aroma Academy con percorsi da 4 mesi a full immersion proprio per entrare nel mondo del lavoro della pasticceria. Abbiamo un corpo docente di 3 campioni del mondo di pasticceria e 8 MOF francesi, che sono i miei oro vie de France.
Ma a proposito di campione del mondo, anche tu sei stato campione del mondo, ma quanti premi hai vinto? Se io vengo a casa tua, secondo me trovo una stanza solo piena di premi. Hai detto la verità scherzando, cioè No, veramente davvero? abbiamo. Hai una Sì, stanza piena di premi? esattamente. Io ho vinto da concorrente 2 mondiali e 5 da allenatore, più tutti i premi internazionali che ho ricevuto per lo zucchero artistico. Sono più di 18 concorsi internazionali effettuati e vinti. Hai capito? Tu sei giovane, 36 anni e hai tutta questa esperienza alle spalle. E il domani, il futuro, come lo vedi? Che cosa vuoi fare? Perché hai già Ah, fatto tanto, Davide. sicuramente sto pensando a una nuova sfida. Ci sono ancora delle cose che mi piacerebbe realizzare. Sicuramente anche una nuova accademia più grande, più performante, cioè delle nuove idee ancora migliori. Come dico ai giovani, non conta la carta d'identità, conta realmente la voglia che hai di fare tutti i giorni. La fortuna è basata sulle tue scelte. E sei il risultato di quelle là, né più né meno. Il nostro mestiere non è né un gratta e vinci né una schedina del Superenalotto che magari domani cambia la vita. È un lavoro di impegno tutti i giorni. È veramente credere su se stessi. Il tuo potenziale può essere tanto o può essere poco. Questo devi decidere tu. Stiamo vedendo, tu non le puoi vedere, però stanno passando le immagini di alcuni corsi che hai tenuto e i dolci che avete preparato. Qual è una curiosità, così poi ci lasciamo, Davide, il dolce che ti Certo. viene meglio? Secondo te il dolce, dici, questo è il dolce che mi viene meglio in tutti i sensi, a vederlo, a mangiarlo? Purtroppo la risposta che ti devo dare è quella che do sempre. Non c'è un dolce che mi viene meglio, altrimenti gli altri sarebbero meno. E quello che ti Quindi piace di più invece, quello che ti piace più mangiare? quello che mi piace più mangiare da italiano, viva il panettone, è la nostra tradizione conosciuta in tutto il mondo. Se buono, hai perfettamente ragione, è il più meglio del Pandoro, secondo te? Beh, tutta la vita, panettone è la vera tradizione, Pandoro è una tradizione regionale, panettone è una tradizione nazionale e dobbiamo portarla avanti perché questo Natale sia di buon auspicio per tutti dopo una zona d'ombra per l'Italia. Io penso invece che Natale ci ridarà il sorriso e riporterà quella grande festa che è tradizione italiana conosciuta in tutto il mondo. Questo bel messaggio lo facciamo nostro. Grazie Davide. Se ti va, prossimamente raccontaci le nuove sfide a cui stai pensando. Va bene? Con molto piacere, ci teniamo aggiornati e un saluto a tutti i vostri spettatori che seguono chiaramente la rete. Grazie. Ciao Davide, in Okay. bocca al lupo per Grazie a voi, tutto. Grazie. grazie, ciao. Davide Malizia, il nostro maestro pasticcere, uno dei più bravi, o forse il più bravo a Roma, in Italia e nel mondo, sicuramente per quanto riguarda le opere artistiche create con lo zucchero. Avete visto che opere d'arte, ovviamente sono delle statue meravigliose. Con questo ci salutiamo, mattina con noi torna lunedì. Vi lascio, quindi non cambiate canale con Alessia Di Bella e Mondo Social. Grazie di averci seguito e buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti, grazie!